Attenzione anche Cerenziani, uno dei nostri, attenzione al pallone ancora in avanti per il Toro, che prova a guadagnare forse un angolo subito. Sì, sì. Primo calcio d'angolo. Sì, sì. Ecco, vediamo se la Juve, deludente delle ultime due partite, diciamo con Lecce e col Genoa, era in una crisetta così piccola e già superato, se invece c'è un problema un po' più profondo. Girata volante di Higuain, una cosa fantastica di Higuain. Guardate la punizione di Bentancur, è qui Higuain si coordina come Van Basten, tiro al volo a incrociare sotto traversa, potentissimo, vola con la mano. Ma mi hanno detto che era finito questo qua, quelli del Milan. Calcio d'angolo, scusate, ancora Bentancur che ha crossato bene la punizione, questa volta mette nel secondo. Gol di De Ligt. 1-0 per noi. Perché Boblano questo succhiarito come per il bimbo. Sei incinto, De Ligt, baby De Ligt. Allora, calcio d'angolo sul secondo palo, un appoggio indietro per De Ligt, che sia il suo primo gol in campionato italiano. È stato Higuain a farlo, la difesa del Torino si perde, De Ligt, e De Ligt scavetta palla in gol, l'onda mondo per via. Si imbufalisce Mazzarri, adesso vi faccio vedere alla lavagna. Allora, è un calcio d'angolo battuto molto bene. Chi è che ha battuto il calcio d'angolo? Da questa posizione Bentancur, che aveva calciato molto bene anche la punizione precedente. Bravo Higuain, però sapeva di non poter calzare a rete da quella posizione, l'ha messa in mezzo. Allora, la palla arriva qui, Higuain da dietro, il pallone spiove, saltano in tanti, arriva qui dove c'è Higuain. Torino, Torino con Riccesti su Ansaldi, ma non gliene va bene una, Ansaldi, allora, azione personale. Il lancio qui, una deviazione, Higuain tocca all'indietro qua, dove De Ligt di destro al volo di controbalzo scaraventa il pallone da quasi due metri, violentemente. Grande risposta adesso di Szczęsny, bravo, di piede, grande parata. Sì. Higuain partecipativo, fa lui il giocatore che tiene il pallone, va da solo in bandiera, cerca di guadagnare un calcio d'angolo, non ce la fa. E allora 10 secondi l'ultima azione del Torino, vediamo se Doveri consentirà l'ultima azione del Toro, perché non ci sono i tempi tecnici, signor. Il rinvio molto lungo ed è finita. È finita in questo momento. Ennesima vittoria di misura per la Juventus, che torna in testa alla classifica. Dovevate insegnare calcio con Sarri, andate 1-0 alla Nereghia. 1-0 per noi. Allora devo dire che il Torino si lamenta molto con l'arbitro Doveri. No. Se dovessimo sostenere che la Juventus vince il derby per colpa di Doveri, no. Certo, alla fine forse avrebbe potuto avere magari un paio di decisioni, ma siamo sulla tre quarti campo, niente di che, che hanno leggermente penalizzato il Torino. Rimane l'unico grande dubbio, quello del fallo di mano di De Ligt, il quale De Ligt però poi si emenda ampiamente, prima sfiorando il gol, miracolo di Sirigu, e poi facendo un gran gol lui.